Diavolo di merda, i soldi li vogliono, però la connessione non funziona. Come mai? Ma dipende anche dai giorni, eh? Dipende dai giorni, però i soldi li pigliano tutti i giorni. A me sta cosa, guarda, ora si stacca ogni cosa, dai. Vabbè. Ma tanto. Mio amico Simone lo fa solo per passione. Buonasera cari telespettatori di Canale 5, va in onda questa sera sulla nuova puntata di Forum con i nuovi telespettatori, concorrenti scusate, Simba della Symbol Network S.P.A. Buonasera, come va Simba? Si trattenga, dai. Emanuele Ingaggio, prego si accomodi. Allora, si potete accomodare, per poco tardi. Allora, lei signor Simba, da dove viene? Da Livigli di Monte Coronato, un piccolo paese sul comune di Orvieto. Molto bene. E lei signor Manuel? Dal Poggio. Molto bene. Allora, potete accomodarvi e andrà in onda questa causa dal titolo. Ma non te la potevi fare da te? Facciamo entrare il signor giudice Filippo Santi Vichieri da Mercatale. Buonasera, signor giudice. L'udienza riprende trattando la causa di Manuel Delgaggio contro Simba, ovvero Simone Mercatelli. La parola a Manuel Delgaggio. Buonasera, io sono Manuel Delgaggio, faccio i video per il matrimonio degli amici. Cito per danno lo zio Simone. E perché citi per danno lo zio Simone? Perché ci ha lasciato andare nella merda. Ma mi spieghi un po' come sta? Sì, signor giudice, in pratica è qui presente Simba della Simba S.P.A. Ma rimagrita, un po' il mio. Dov'è? Ehi, piano. E come stavo parlando, qui presente Simba
della ditta Diffidate dalle imitazioni, che si occupa di fare i video degli amici per il matrimonio, ha sciolto la sua azienda lasciando tutto in mano al qui presente Manuel Delgaggio, lasciandolo nella merda. Quindi lei è anche presidente della Diffidate, lui è delle Diffidate delle imitazioni. Sì. Invece l'altro sarebbe il presidente della nuova società che si è venuta a creare, che si chiama Pensavi di essere buono solo te. Solo te, sì. E il signor Zimba invece cosa ha da dichiarare? Io, signor giudice, niente. Ho già dichiarato tutto del perché ho sciolto Diffidate dalle imitazioni Corporation. In un interrogatorio. Sì, mi scusi, signor giudice. In effetti il signor Simone, in arte Silva, ha già testimoniato e spiegato tutta la sua situazione e se vogliamo possiamo vedere l'interrogatorio. Ok, visualizziamo allora il video. Sì, molto bene. Nome e cognome? Simone Mercatelli. Professione? Elettromecca Fabbro Vernice Salda Muratore. Mi occupo di computer, ero il presidente delle Diffidate delle Imitazioni Corporation che si occupava dei video dei matrimoni dei miei amici. E secondo lei come mai si è sciolta Diffidate alle imitazioni? Ma tutta colpa delle donne. Ma mi scusi se entro nel privato, ma io non vedo Nelly, lei è fidanzato o sposato? Ma... Simone? Ma da bene come rispondi, eh? Mi scusi, ma lei chi sarebbe? Salve, io sono Arianna Bergamaschi in Mercatelli. Sono nata a Cesena, precisamente a Tipano, in una via francese. La mia mamma era Susi e il mio babbo era. Ma, Simone, ma dove l'ha conosciuta questa tipa? Ma precisamente non ricordo, ma avevo la Golf il 2000... Simone, ricordati, eravamo a Monte Coronaro, te portavi il latte, eravamo davanti al bar di Nico il Fico. Allora, allora è stato subito un colpo di fulmine. Beh... Per me è stato un colpo di fulmine. Ma più che un colpo di fulmine è stato un colpo d'accetta per me. Partito il numero 21, Mercatelli Simone. Al taglio con l'accetta. Dai Simo! Come vi chiamate nell'intimità? Beh, io lo chiamo Meo. Io la chiamo Squirt, Squiz. Squirting? Sì, dai, ancora non ho ben capito, fate un pochino voi. E qual è la vostra posizione preferita per fare l'amore? Simone, tu non dire niente, eh? Noi certe cose non le facciamo. Ah, meglio. Ma pigliala per lì per i fianchi, dai, Dio, che è una pecora, ne... La cosa c'hanno, il kebab. Grande Rocco! Com'era la vostra vita prima di conoscervi? Beh, io stavo nel ristorante a giocare da sola e servivo a tavola le salsicce matte, un po' di rigatina, facevo catechismo ai bambini, passeggiate da sola, così. Io avevo la passione del kart, avevo il Tommy, ho aperto l'attività, potevo mangiare di ogni cosa e mi divertivo andare in giro con queste ragazze delle ville a ballare, così. E qual è la cosa più bella che avete fatto insieme? Beh. Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò via i giochi, proverò. Sarà difficile chiederti scusa per un mondo che è quel che è. Io nel mio piccolo dentro.
strada che imboccherai, tutti i semafori, tutti i divieti e le code che eviterai. Sarà difficile mentre piano ti allontanerai a cercare da sola. Poterti proteggere sarà difficile, ma sarà fin troppo semplice mentre tu ti giri e continui a ridere. Qual è la canzone che più vi rappresenta? Beh, Pollyanna. Arianna, ragazza di Tibano, stai lì col cuore in mano, a chi tu lo puoi dar. Arianna, con il tuo buon umore, colpisci vita al cuore, aiuta la città. Arianna, 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 Arianna. Arianna, fra un primo e una lasagna, arrivi in montagna, che bella novità. Arianna, in questo paesino, a parte del buon vino, chissà chi ci sarà. C'è Simone, con lui hai trovato l'amore, ti tratta come un pascià, hai conquistato il suo cuore. Sorride già. C'è Simone, fra un tetto ed un lampione, non c'è più paragone con quelli di città. C'è Simone, hai fatto un regalone, dopo un bel pancione è arrivata Asia. Siete una coppia perfetta, da chi vi conosce già, una grandissima stretta, vogliamo un'altra pancia. Visualizzando il video ho capito cosa è successo in sostanza. E lei, Manuel Del Gaggio, cita il qui presente Simba, che poi provvederò anch'io successivamente a citarlo, visto che internet da parte della sua Nimble non funziona mai. Guardi, signor giudice, a dicembre porteremo Iello in tribunale. E io le darò una mano. Grazie. Anche io, mi sembra giusto.
e per aver sciolto la diffidata dalle imitazioni. D'altro canto il signor Simba si difende sostenendo che non sia colpa sua, ma dovuto a causa di forza maggiore. Sospendo l'udienza e mi ritiro per deliberare. Nel frattempo che il giudice si assenta per deliberare, mandiamo l'onda alla pubblicità. Ta-ta. Mio amico Simone lo fa solo per passione. E printa il tappa che da giù a te pella. Rita vuoi la tele matta? Silenzio in aula! Facciamo entrare il giudice Filippo Santi di Chierica Mercatale. Allora, ai sensi dell'articolo del codice civile, nonché di quello penale, nella legge comma 3, paragrafo 11 del regio decreto, in assenza di legge, mi affido al criterio del buon padre di famiglia, per quanto, dopo aver consultato la giuria popolare degli amici della villa e della Nibble S.P.A., dichiaro quanto segue. Vista l'eccezionale età del fatto, l'imputato Simba è innocente e non è tenuto a risarcire in alcun modo il qui presente del gaggio. A patto che... A patto! Che tu sporta tutta magna il paghetto alla straniera! Va bene. Non confonda le idee. Dove andare? Che la cosa non si ripeta mai più. E che da ora si ricostituisca la diffidata dalle imitazioni e che si occupi di tutti i prossimi video. Così è deciso e l'udienza è tolta. I found a love for me. Ciao Arianna, ciao Simo, vi faccio tantissimi auguri per... Non è facile. Volete fare gli auguri a Simone e l'Arianna? Auguri infiniti. Infiniti. Ari, vi faccio tantissimi auguri per questo matrimonio. È un giorno speciale, siete due persone fantastiche. Vi voglio un casino di bene. Vi auguro il meglio dalla vita e di tutto quello che verrà. E anche un altro fratellino per l'Asia, magari. E niente, che dire. Un bacione, vi voglio bene. Ciao! Ciao Simo! Ciao Ari! Vi volevamo fare gli auguri di un felice matrimonio. Tanti auguri, ragazzi! Ciao belli! Ciao! Arianna e Simone, tantissimi auguri per il vostro matrimonio. Un bacione grande! Ciao Asia, un bacione anche a te! Manda un bacio Zoe, manda un bacio. Brava! Salutali! Salutali, ciao! Salutali! Ciao. Fagli ciao! Ciao! Fagli ciao Zoe! Ciao! 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 Ciao ragazzi, tanti auguri, vi vogliamo bene! Simone e Arianna, tantissimi auguri! C'ho poco da dirvi quanto. Ciao Ari! Ciao Simo! Come puoi vedere, la Nibble e il tuo Simo ci hanno fatto incontrare e volere un gran bene. E non abbiamo dubbi che ve ne vorrete anche voi. Aspettiamo con ansia il secondo. Tanti auguri. Un bacione. Mannaggia. Gallo. Auguri Ari e Simo. I nostri migliori auguri a una coppia stupenda. Nonché amici fantastici. Tanti auguri! Che la gioia di oggi vi leghi uno all'altra per tutta la vita. Tanti auguri Simone, Arianna e Asia. Ciao! Ciao!
Arianna e Simone, tantissimi auguri veramente, spero che questo filmato vi sia piaciuto, che sia stato un... cosa adesso è stato? Tanti auguri Simone e Arianna, vi auguriamo il meglio che la vita può dare, perché siete due persone speciali e ve lo meritate. Vi vogliamo bene. Simone, Arianna, tanti auguri! Che dire, un augurio speciale per una famiglia per noi molto speciale, dalla nostra pazza famiglia. Un bacione grande, tanti auguri, zio e zio. Ciao. Ciao. Un augurio speciale da me a Catale. Ciao ciao. Ciao. Tanto bisogna improvvisare. Sì, Marianna, tantissimi auguri di cuore, veramente. Spero che questo filmato vi sia piaciuto. Non ho molto da aggiungere, in quanto per me l'Asia è la vostra ciliegina sulla torta. Spero comunque sia che esca fuori prima o poi un altro pargoletto, se non altro per mandare avanti la dinastia Mercatelli, perché oggi c'è solo Manuel che può farlo. Detto questo, non posso perdere l'occasione per sponsorizzarci Simo, quindi faccio presente a tutti gli invitati che se non hanno sottoscritto un contratto Nibble, non dico che non sono degni di partecipare a questa mensa, ma sarebbe quasi il caso di chiedermi informazioni, così si fa un contrattino. Anche oggi ci sono problemi. Tanti auguri davvero. Ciao! Oh!
Mm-hmm.